Di ha replicato Riccardo Zucconi di Fratelli siamo d'Italia. Siamo con l'interrogazione numero 3268 dei deputati Darrando ed altri concernente iniziative volte ad assicurare celerità e trasparenza alle procedure di stanziamento e assegnazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza. L'onorevole Scari ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Grazie Presidente. Stefania Scari del Movimento 5 Stelle. I fondi destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio sono aumentati del decreto legislativo 12 milioni del 2017 ai 20 milioni del 2018 fino ai 30 milioni del 2019. Sfortunatamente l'erogazione dei fondi avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, con alcune regioni in cui i trasferimenti sono diretti e tempestivi e altre in cui vi sono evidenti ritardi. Per assicurare la continuità dei centri antiviolenza e delle case rifugio bisogna garantire tempi certi nell'erogazione dei fondi, sui quali si basa la sostenibilità di queste strutture. È fondamentale agire sulla governance territoriale delle risorse e sul monitoraggio delle stesse. Per questo oggi chiediamo quali iniziative si intendono adottare per rendere più rapide e trasparenti le procedure di stanziamento e assegnazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza da parte del Dipartimento Pari Opportunità e delle Regioni. Grazie a lei, la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, quanto prima ad una concorda e decisiva soluzione della vicenda. Posso il governo è impegnato sia a rendere più tempestivi lo stanziamento e l'assegnazione dei fondi destinati ai centri antiviolenza, sia a migliorare le attività di monitoraggio e favorire l'effettivo utilizzo delle risorse in stretta collaborazione con le regioni che svolgono un ruolo fondamentale nell'intera procedura. Dall'entrata in vigore del disegno di legge 93 del 2013, le autorità politiche delegate in materia di pari opportunità hanno provveduto infatti a emanare i previsti di PCM di ripartizione annuale delle risorse, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità di erogazione del trasferimento a beneficio delle regioni, che sono tenute al rispetto di precisi obblighi informativi e di rendicontazione. Nello specifico, le regioni devono inviare entro 90 giorni al Dipartimento per le Pari Opportunità le informazioni sulla programmazione delle risorse ripartite. Tale termine di 90 giorni va evidenziato, è il frutto di una richiesta dalle stesse amministrazioni regionali e decorre dalla comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento dell'avvenuta registrazione del provvedimento da parte degli organi di controllo. La Corte dei Conti ha poi stabilito, nell'ambito della propria attività di controllo successivo sulla gestione, che l'invio da parte delle regioni della programmazione non costituisce un mero adempimento formale, a valle del quale si può procedere in automatico all'erogazione delle risorse, ma rappresenta al contrario l'obbligo per l'amministrazione di verificare nel merito la conformità della programmazione proposta dalle regioni. Per tale motivo il Dipartimento per le Pari Opportunità effettua un'analisi accurata dei contenuti delle schede trasmesse dalle regioni, richiedendo anche integrazioni ed eventuali modifiche. Per quanto riguarda il DPCM di riparto delle risorse relative al 2019, dopo aver ricevuto l'espressione positiva della conferenza Stato-Regioni lo scorso 28 novembre 2019, ho proceduto alla sua sottoscrizione in data 4 dicembre. Efficacia al momento della registrazione presso la Corte dei Conti in data 27 dicembre 2019. A inizio 2020 il Dipartimento ha prontamente comunicato alle amministrazioni regionali l'avvenuta registrazione, inviando contestualmente alla Gazzetta Ufficiale il testo per la relativa pubblicazione che è attesa per i prossimi giorni. Dopo aver provveduto ad una tempestiva assegnazione dei fondi, ci stiamo occupando di favorire l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite alle regioni, promuovendo azioni volte a rafforzare il monitoraggio e incrementare i livelli di trasparenza. Per diminuire i ritardi dell'effettiva fruizione di intesa con le regioni, nel DPCM di riparto è stata anche prevista la costituzione di tavoli regionali di quali farà parte il Dipartimento. Lo stesso Dipartimento inoltre incrementerà il monitoraggio a livello centrale anche mediante l'attivazione di servizi di assistenza tecnica. Nella medesima logica, il DPCM di riparto ha introdotto per la prima volta un meccanismo di esclusione dal riparto successivo per quelle regioni che non ottemperano agli obblighi di rendicontazione e di trasparenza indicati. In caso di mancato utilizzo delle risorse ripartite entro l'esercizio finanziario 2021, scatterà la revoca dei finanziamenti.
Nell'ambito della cabina di regia e in tutte le sedi competenti, il Governo continua ad impegnarsi a monitorare l'impiego coerente dei fondi per gli anni precedenti e a procedere in maniera tempestiva per i prossimi futuri. Grazie. A inizio 2020 sono stati emanati i decreti per erogare i fondi alle regioni per quanto riguarda i centri antiviolenza. Grazie, signora Ministro, mi dichiaro soddisfatta della sua risposta. Nel 2019 i finanziamenti destinati ai centri antiviolenza e case rifugio previsti dalla legge 119 del 2013 sono aumentati di 10 milioni di euro, arrivando ad un totale di 30 milioni di euro. Un'azione politica concreta che permetterà alle 43.467 donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza del nostro Paese di uscire dalla violenza e alle 4.403 donne che operano nei centri per aiutarle a riprendere in mano la propria vita. Questo impegno comune contro la violenza di genere non può essere ostacolato però da una distribuzione disomogenea delle risorse tra le diverse regioni, alcune delle quali impiegano addirittura un minimo di 2 anni per erogare i finanziamenti ai centri antiviolenza che rischiano così la chiusura. Saranno quindi determinanti tutte le iniziative che intraprenderà, signora Ministro, per potenziare il coordinamento tra il Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e i Comuni e per definire una procedura tempestiva e trasparente di erogazione dei fondi che permette ai centri antiviolenza di operare in continuità sui nostri territori. Sarà inoltre fondamentale agire per aumentare il personale da impiegare nel Dipartimento Pari Opportunità, nelle Regioni e negli enti locali, anche per garantire un maggiore accesso alle informazioni sullo status del finanziamento e dello stanziamento e dell'assegnazione da parte dei centri e delle associazioni di riferimento. La violenza di genere non la si può sconfiggere con la burocrazia, con questa lenta burocrazia. Questo governo ne è consapevole e per questo confido in un'azione incisiva per la risoluzione delle criticità evidenziate. Grazie. Ha replicato Celeste D'Arrando del Movimento 5 Stelle.